Mariano Maniscalco, palermitano di nascita, ma ormai molisano di adozione. Sei alla tua undicesima stagione consecutiva qui in Alto Molise. Come giudichi l'avvio di stagione dopo 5 giornate a ridosso della prima, che è il Pagliete, e domenica al Pala Sport di Agnone arriva proprio la formazione abruzzese? Sì, è un inizio buono, ottimo. Noi abbiamo perso fino a questo momento una sola partita, la prima, anche perché comunque abbiamo iniziato anche un po' in ritardo e non ci ha fatto arrivare al meglio in questa partita che poi insomma si è scoperta essere anche uno scontro importante perché Pescara, dove abbiamo perso, occupa la seconda posizione in classifica. E dopo siamo riusciti a vincere 5 partite di seguito, quindi un totale di 6 partite con 4 trasferte e 2 giocate in casa, quindi devo dire un ottimo inizio di campionato. Ecco, da quali elementi è composta la tua rosa? Molti prodotti locali, giusto? Assolutamente, insomma, cominciamo a raccogliere il frutto del lavoro fatto in tutti questi anni. Abbiamo una rosa di 13 giocatori che ruotano intorno alla prima squadra, di cui 9 del posto locali di Agnone e 4 che ci danno una mano da fuori. Questo è un dato molto molto importante anche perché lottare per i vertici di questo campionato che è diventato un campionato importante perché la Serie C, lo ricordiamo, è diventata la quarta serie nazionale con 9 tredicesimi di ragazzi che si sono formati in questo palazzetto, per noi insomma è molto importante. Sei stato uno di quelli che l'artefice di insomma, un talent scout l'anno scorso hai lanciato un ragazzo come Simone Marcovecchio. C'è un erede oggigiorno nella tua squadra? Ma io li reputo tutti eredi, Simone sicuramente è, diciamo così, tra virgolette, è riuscito ad essere un po' più fortunato di altri, ma quelli che stanno qui non sono da meno e non devono pensare che non, con un percorso diverso magari, ma che non possono raggiungere gli stessi obiettivi perché ne hanno diversi, ne hanno le stesse potenzialità. Mariano, quali le difficoltà maggiori che incontri quotidianamente qui ad Agnone? Beh, la difficoltà principale, perché attualmente non ce ne sono altre, perché la società, dopo qualche anno di difficoltà, è ritornata a essere una società decisamente, solida, ha risolto parecchi problemi. L'unico da risolvere, che comunque interessa anche un po' tutta la comunità agnonese, è proprio la struttura dove lavoriamo, dove comunque è una struttura giornalmente frequentata non solo dalla prima squadra, ma tanti sottogruppi, da gruppi dai più piccoli, dal minivolley, campionati giovanili, dove noi contiamo sempre di essere protagonisti. Ricordiamo che da 3 anni vinciamo parecchi campionati regionali. L'anno scorso in Under 19 ci siamo classificati quindicesimi della classifica nazionale, cioè si lavora. Se avessimo una struttura più adeguata, ma non solo ai risultati della società, ma più adeguata a quello che è il blasone comunque di un paese come Agnone, perché qui arrivano insomma persone dal centro Italia e questo è comunque un biglietto da visita, entrano nel nostro palazzetto e non lo trovano certo in condizioni adeguate. Torniamo al match di domenica, arriva la capolista Paglieta, che gara ti aspetti? Ma io mi aspetto una gara innanzitutto molto molto combattuta. È chiaro che questa è una tipologia di gara dove è difficile prevedere un risultato, ma indipendentemente dal risultato che ne verrà fuori, e mi collego un po' alla prima risposta, noi abbiamo dei ragazzi che stanno piano piano crescendo e per noi deve essere un banco di prova, ripeto, una prova del 9 che stiamo crescendo davvero. Cioè competere con squadre così esperte è importante al di là di quello che poi del risultato finale, però far vedere che ci siamo per noi già è molto importante. In definitiva, oltre alla valorizzazione dei giovani, qual è l'obiettivo della S Pallavolo Agnone? Beh, io ne ho uno mio molto molto personale, però non lo dico, non lo dico.
Però sicuramente vogliamo essere protagonisti più a lungo possibile. Sappiamo che ci sta, insomma, una formula di campionato dove si va avanti solo se si vince, ci sono i playoff, poi ci sono semifinali, finali, playoff, eccetera. E noi speriamo di dare fastidio più a lungo possibile.